Siamo con Danilo dell'associazione Licriso qua a Poggio di Loro e volevamo sapere qualcosa della festa dei 100 ceppi, qual è la sua tradizione, insomma. Dunque la festa dei 100 ceppi è una festa della castagna, questo frutto delle piante che ci circondano e che pian piano sta scomparendo. In questa occasione da una decina di anni l'abbiamo fatta diventare la festa dei 100 ceppi, è un qualcosa che abbiamo fatto noi per legare insieme le due cose. Il frutto, il prodotto che ha dato e ha sfamato, dato a mangiare e sfamato una generazione, quella prima di me e quelle prima di loro, va bene? E il fuoco. Il fuoco, dalle nostre parti ha un'importanza grandissima. Il fuoco è presente, è segnale di vita, sia per quando si fa qualche attività, le carbonaie per esempio, dove si produce carbone, sia per quanto riguarda il camino che fuma, per quanto riguarda il seccatoio dove si seccano le castagne, per cui ha un significato molto particolare per il fuoco. Oltre a questo, come in tutte le campagne, anche qui si usava fare i fuochi in occasione di manifestazioni, come si dice, di ricorrenze, eccetera. E noi abbiamo unito le due cose, il fuoco che l'abbiamo portato all'interno del paese, e la festa della castagna. Questa festa, diciamo, ha anche l'obiettivo di attirare l'attenzione, diciamo, sul paese. Senz'altro, le due associazioni che operano qui in paese, l'Associazione Uniti per Poggio, che è un'associazione che si occupa di organizzare e gestire le manifestazioni, proprio sotto l'aspetto logistico, organizzativo e quant'altro, e l'Associazione Licriso invece che ne parla con le sue pubblicazioni, scrivendo sul Poggio. Queste due associazioni non sono separate, operano per un unico obiettivo, salvaguardare, promuovere, far conoscere il nostro territorio per non farlo morire. Certo. Quindi diciamo quali sono le cose che secondo lei si dovrebbe fare per diciamo, salvaguardare il territorio? Praticamente tutto ciò che concerne il riportare la presenza, cioè riavere la presenza sul territorio. I disastri a cui assistiamo in Italia in questo periodo sono frutto dell'abbandono, sono frutto dell'incuria, sono frutto della mancanza di manutenzione. Qui il nostro territorio, che è un territorio di pregio, ha delle peculiarità specifiche molto importanti, può essere solo salvaguardato se ci riportiamo la gente. Per cui non 300 persone, ma un nucleo di persone che possono vivere qui, vivere con onestamente e agiatamente, va bene, ma che garantiscono soprattutto la presenza sul territorio. Per quanto riguarda i castagni, com'è la situazione? La situazione dei castagni su questo lato, su questo versante del Prato Magno, non vorrei dire che è compromessa perché non lo dirò mai, voglio sperare che ci sia sempre una soluzione, però lo stato d'abbandono ha generato un tale sfacelo, le malattie tipiche del castagno lo stanno decimando. Sono sorte negli ultimi anni, tre, anche qui nel nostro paese, tre zone di coltivazione sovvenzionate dalla Comunità Europea che producono ancora un po' di marroni, un po' di castagni, però c'è ancora da fare molto. Vediamo insomma se ritorna all'attenzione queste zone di campagna e montagna, insomma, riporta un po' la passione per certe cose che nella vita in città si stanno perdendo, Non insomma. solo, ma la gente forse venendo qui può scoprire anche un'altra cosa. Non coloro che non ci staranno mai, non ci potranno mai stare, mai abitare, che qui si può venire per staccare la spina, in un ambiente incontaminato, sicuramente lontano da ogni tipo di inquinamento o comunque ogni tipo di azione che possa averlo contaminato, in cui si stacca, c'è tranquillità, aria buona, si mangia bene. Il nostro gruppo riesce a produrre i prodotti locali e a cucinarli in una maniera come si faceva una volta e questo è piacevole. Le feste ci stanno dicendo che stiamo andando per la strada giusta e di questo ringraziamo quanti vengono a Poggio. Anche noi siamo della stessa idea, insomma, è quello che infatti cerchiamo di promuovere nelle nostre possibilità, insomma. Bene. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Alla prossima volta.
Thank you.